Allora, buongiorno signorini. Allora, io vi faccio vedere lo staglio anticipato, ok? Cioè, un giorno prima di cuocerlo. Se fate lo staglio anticipato, fate uno staglio bello serrato, nel senso fate delle belle pieghe, belle toste. Invece, secondo me, se lo staglio lo fate a 4, 6, 8 ore prima di cuocere, fatelo un po' più mollo, perché altrimenti poi in cottura vi ributta... Secondo me anche un po' di gomma e poi non ve lo ritrovate abbastanza rilassato anche se gli fate fare un apprezzo un po' lungo, ma se è molto molto tenace non si rilassa. Allora, adesso io ho già diviso due impasti, uno l'ho già fatto, l'ho già messo via. Allora, chiudo a metà, chiudo a metà, poi io faccio così. Allora, vai, ci sono tante maniere. O fate così, ok? O con cattiveria, dipende da come siete svegliati la mattina. Chiudete così, così e così, ok? Oppure vi potete aiutare con un tarocco, ok? E una volta che l'avete chiuso, lo prendete, gli strizzate il culetto. Girate e mettete via. Stop. Ok? Questo è quanto. Adesso lo lasciate lì. Vi faccio vedere con un altro. Allora, aspetta. Che questo in realtà l'avevo già chiuso, porca vacca. Quindi è anche un po' unto. Beh, fate finta di non saperlo, ok? Allora, niente. Perché li tolgo. Ok, perfetto. Ok? Boh. L'avevo già chiuso. Forse è meglio se vi facessi vedere tutto. Vabbè, dai. Allora, metà. Ok? Scusate un attimo. Altra metà. Ok? Ci siamo? Boh. Adesso qua. Chiudete così. E chiudete così. Questo è un altro tipo. Quando è così potete già metterlo via. Però a me piace richiuderlo così. E richiuderlo così. E chiusa a mo' di pochettina, ok? Adesso sul tarocco lo tiro su. Pronto? Ok, ragazzi? Stop. Adesso, eccolo qua, il ragazzo. Allora, adesso io lo rimetto in frigorifero, ok? Perché è cuocio domani. Poi, domani, se riesco... Beh, vabbè, comunque, 6 ore prima lo tiro fuori. Poi, se riesco... Lo cuocio nel forno di casa, vedere com'è, perché ho bimbo che ha un po' di febbrolina. Se riesco ve lo cuocio nel forno di casa, così vi faccio vedere com'è anche la cottura nel forno di casa, ok?